referendum sulle trivelle. È andata così, pazienza. Dobbiamo però portare a termine questo percorso. Non sarà un successo personale del Presidente del Consiglio, sarà un successo della buona politica e della migliore tradizione del riformismo di questo Paese. Riformismo, già. Questa strana parola che in Italia ha sempre avuto una valenza di serie B. Ebbene, chi oggi si impegna nella difesa del mantenimento dello status quo sa benissimo che questo non vuol dire lasciare le cose immutate. Significa solo la resa della politica. Significa che saranno altre forze, altre rispetto alla politica, a controllare il cambiamento. Chi vuole invece ripristinare il primato della politica oggi sa da che parte stare. E noi di Alleanza Liberal Popolare Autonomie pensiamo di saperlo. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare onorevole Tabacci. Ne ha facoltà. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sento particolarmente forte il dovere di prendere la parola in quest'Aula di fronte ad un passaggio istituzionale riformatore così incisivo. E vorrei avvertire subito che l'attività del legislatore mal si accorda con quella del tifoso. La ricerca della sintesi tra i diversi interessi particolari che sono legittimamente in campo e la necessaria prevalenza dell'interesse generale inducono inevitabilmente a mediazioni che non possono non scontentare un po' tutti, ma che non per questo sono meno necessarie. A ben vedere questa è l'essenza della politica. Esse rappresentano forse la stessa essenza della democrazia. Chi pensa, ad esempio, che tutte le ragioni siano dalla sua parte, chi individua il male assoluto nell'avversario politico e il bene assoluto nel proprio campo, può tranquillamente sentirsi a proprio agio nella curva di qualche stadio, ma non qui, nell'Aula del Parlamento. Tutto questo è ancora più vero quanto più alta è la materia di cui ci occupiamo oggi. Riformare la legge delle leggi, la Costituzione, richiede un ulteriore sforzo di disponibilità per condurre in porto un risultato che, proprio perché frutto di mediazioni, non sarà mai perfetto agli occhi di tutti, ma anzi conterrà dei difetti, e anche questa mediazione contiene dei difetti, che potranno però essere visti come più o meno gravi a seconda della collocazione politica di chi esprime la propria opinione, ma che vanno esaminati con obiettività accanto ai pregi, laddove ve ne siano, e sicuramente in questa riforma vi sono dei pregi. E d'altro canto occorre tenere presente che l'alternativa alla mediazione è l'assenza di mediazione, lo scontro tra tifoserie opposte, appunto, e quindi la paralisi. Paralisi che in un contesto parlamentare si traduce in assenza di riforme. Già è stato detto, ho letto anche il contenuto del relatore, che da più di 30 anni, se vogliamo guardare alla Commissione Bozzi e poi successivamente a quella De Mita Iotti e poi alla Commissione D'Alema, sono stati fatti dei tentativi molto impegnati per arrivare ad una riforma della nostra Costituzione. Forse si poteva fare in maniera diversa. Si sarebbe, ad esempio, potuto, alla fine degli anni Ottanta, eleggere un'assemblea costituente con metodo proporzionale, e lì avremmo trovato il collegamento tra la storia della Repubblica italiana e quell'assemblea costituente e la sua continuità. Non lo si è fatto, perché evidentemente non si è percepito fino in fondo che si stava consumando la Repubblica, e la prima Repubblica si consuma proprio lì. Per questo io credo oggi sia necessario abbandonare ogni posizione oltranzista, accettare con maggiore serenità che ci siano elementi della riforma in esame che non convincono ed elementi che convincono di più, e passare ad esaminare con spirito scevro da pregiudizi i punti chiave di questa riforma, per soppesare elementi positivi e negativi e giungere ad un giudizio che può non essere entusiasta, come quello dei tifosi appunto, ma almeno consapevole. Il primo elemento positivo, secondo la mia opinione, ma su questo ricordo
che tutti in passato, più o meno in quest'Aula, si sono espressi sostanzialmente nello stesso modo, destra, centro e sinistra, il superamento del bicameralismo perfetto, con la designazione della sola Camera dei Deputati quale organo legislativo, chiamato a dare la fiducia al Governo, e l'assegnazione di un nuovo ruolo al Senato, chiamato con la Camera a votare solo le leggi e gli organi costituzionali e a rappresentare le autonomie territoriali per occuparsi dei rapporti tra Stato, enti territoriali ed Europa. Sul superamento del bicameralismo perfetto, solo il Movimento 5 Stelle forse non si era pronunciato in passato, anche perché prima di questa legislatura ancora non avevano avuto rappresentanze parlamentari. Ricordo però che anche loro, come del resto tutti i partiti negli ultimi anni, sotto la spinta della pressione dell'opinione pubblica, si sono pronunciati per una riduzione del numero dei parlamentari. E questa riforma riduce di oltre 2/3 il numero dei senatori, da 315 a 100. Troppi o troppo pochi? Comunque la si voglia vedere, la riduzione è consistente e la designazione dei nuovi senatori tra i sindaci e i consiglieri regionali che vivranno del loro stipendio senza alcuna indennità aggiuntiva va incontro anche alle richieste di una riduzione dei costi della politica. Non dovrei aggiungere molto per dire che in questo dibattito sui costi della politica e quindi sull'organizzazione della stessa ci sono ragioni di superficialità che sono a tutti molto evidenti, anche a quelli che fingono di non capirle. Quindi anche in questo caso si sarebbe potuto fare forse di più, ma anche di meno. Personalmente, ad esempio, ho qualche dubbio che le regioni, ormai da troppi anni connotate da un presidenzialismo estremo e quindi con assemblee elettive del tutto depotenziate, siano in grado di esprimere una classe dirigente all'altezza. Però, vedete, questo punto del presidenzialismo estremo delle assemblee regionali è un elemento sul quale una parte rilevante della classe dirigente di questo Paese dovrebbe interrogarsi, anche il pensiero della sinistra che vi ha dato un contributo decisivo nell'aumentare elementi di confusione. A me è capitato, ormai in un tempo molto lontano, di presiedere una giunta regionale, quella della Lombardia, in un contesto nel quale il presidente della giunta era eletto dal Consiglio regionale. E ricordo i doverosi sforzi di interagire con l'Assemblea legislativa al punto tale che non era possibile avere nessuna pausa. Si doveva essere in presa diretta in un rapporto continuo con l'Assemblea legislativa nella quale originava non solo il potere legislativo ma anche l'indirizzo politico. Ora, avere scimmiottato i governatori nella idea che si poteva introdurre un elemento di presidenzialismo dentro una democrazia parlamentare, ho sempre immaginato che fosse un eccesso. Poi sono arrivati i governatori e qual è l'impressione che ricaviamo oggi? Che quelle assemblee legislative stanno affondando negli scontrini. E c'è la perdita di senso, la perdita di qualità e forse anche la possibilità di essere in condizioni di costruire una classe dirigente che fosse all'altezza, perché il passaggio dal Consiglio regionale al Parlamento appariva come un passaggio che era il risultato di una maturazione. Oggi tutte queste intenzioni sono del tutto capovolte. E quindi se arrivo a ritenere, pure non nascondendomi punti critici, che gli elementi positivi siano comunque prevalenti anche su questo punto, mi chiedo come non possono farlo forze che hanno usato toni anche molto accesi e sopra le righe per chiedere le modifiche alla nostra Costituzione che in questa riforma sono effettivamente contenute. Un altro elemento, a mio avviso, centrale da valutare è il superamento della riforma del Titolo V. Nel 2006 mi schierai apertamente contro la cosiddetta devolution dei saggi di Lorenzago e allora io facevo parte di quella maggioranza parlamentare, perché anziché correggere i guasti creati dalla riforma del Titolo V, approvata sul finire degli anni 2000,
in base ad un malinteso federalismo, avrebbe finito col renderli ancora più profondi. Allora, in quell'occasione, essendo parte della maggioranza, esercitai il diritto dovere di un parlamentare senza vincolo di mandato. Ho visto che nella confusione che ci sta aggredendo da diverse parti si sarebbe voluto togliere anche questo che è un istituto decisivo. Perché se al parlamentare gli si toglie la libertà e si immagina che il voto parlamentare sulle leggi sia un voto attribuito ai gruppi parlamentari, come si è tentato di fare nel passato. Ricordo che il presidente Berlusconi nel tempo disse che il Parlamento doveva funzionare come una società per azioni, dove l'azionista di riferimento parlava per conto di tutti. Ecco, questo non corrisponde esattamente alla concezione di una democrazia moderna, come in realtà noi tentiamo di interpretare. Per 20 anni circa la politica e la società italiana sono state condizionate dal messaggio, urlato anche in questo caso, come si conviene a chi punta a vellicare le proprie tifoserie, non all'interesse generale, del cosiddetto federalismo leghista, che poi si traduceva in un messaggio molto più semplice: moltiplichiamo i centri di spesa e riduciamo le responsabilità. Perché non è che il federalismo di cui parlavano si reggeva sulla forza dei doveri e della responsabilità. Si reggeva sulla idea che si dovessero moltiplicare i centri di spesa, i quali venivano esercitati senza alcuna responsabilità e spesso senza il senso del dovere. Stiamo pagando ancora i guasti di quel messaggio e la riforma del titolo V, voluta dal centro-sinistra alla fine degli anni 2000 per inseguire il consenso leghista, e questo ha creato drammatici problemi istituzionali, creando una confusione assoluta e miriadi di contenziosi tra i diversi livelli di governo. E oggi Salvini, l'onorevole Salvini, vorrebbe saldare quella storia con xenofobia e antieuropeismo, e magari aggiungendo anche un pizzico di vilipendio etilico del capo dello Stato. Voi capite che queste cose non possono stare insieme, ma c'è bisogno che lo si evidenzi con un discorso politico che abbia una sua logica. Con la devolution del 2006 il centrodestra, chiamiamolo così, ma in realtà era la destra, trainato ancora dalla coppia Berlusconi-Bossi, tentò di approfondire quei solchi istituzionali, puntando lo sfascio definitivo della macchina dello Stato con l'obiettivo di arrivare di fatto alla secessione. Gli italiani compresero quel rischio e dissero di no al referendum costituzionale. Oggi la riforma, che porta il nome del ministro Boschi, interviene in direzione esattamente opposta, proponendosi finalmente di superare la riforma del titolo V e i guasti da essa prodotti, e di ripristinare le condizioni affinché lo Stato e le sue articolazioni istituzionali possano dialogare e non scontrarsi ogni giorno e offrire ai cittadini certezze anziché ragioni per sollevare pesanti contenziosi. E vorrei dire, pensando ai temi della cosiddetta politica energetica, avremmo bisogno di una politica energetica unitaria. E invece in questi anni abbiamo perso il terreno. Abbiamo immaginato di inseguire dei modelli di politica energetica che assumevano addirittura una dimensione provinciale. Approviamo il piano energetico provinciale, dove si faceva l'elenco di quanta energia si produceva e di quanto se ne consumava. Ma voi capite di cosa stiamo parlando? Qual è il livello di dissoluzione, di rottura dello schema istituzionale a cui siamo arrivati? Quando la frammentazione delle competenze ha di fatto azzerato le possibilità di realizzare una coerente strategia nazionale in un ambito decisivo per lo sviluppo del Paese. Io vedo che se l'Europa c'è e batte un po' un colpo, quella dimensione è quella propria. Una politica energetica non può che avere una dimensione sovranazionale. E noi la vogliamo ridurre, impicciolire dentro questioni localiste. E si sappia che la frammentazione spinge per il referendum
sulle cosiddette trivelle, ma spinge in maniera abnorme, perché c'è la dissimulazione del dovere e della responsabilità. E quando mi è capitato, oggi ho un po' più di tempo, di ragionare in quest'Aula in un giorno non propriamente bellissimo, in cui si diede vita a un dibattito parlamentare su questi temi, con 30 secondi mi venne di rivolgere un pensiero grato ad Enrico Mattei, forse molti degli interlocutori non sapevano neppure chi fosse. Senza questo uomo di Stato che ha trivellato la Valle Padana da Torino fino a Venezia, non ci sarebbero state le condizioni per porre le basi dello sviluppo del Paese. E però noi siamo dimentichi anche delle cose della nostra storia, e quindi abbiamo immaginato che ci fosse una legislazione concorrente in materia di energia, e così c'era una legislazione concorrente in materia di turismo, e abbiamo assistito al fatto che andavano in giro per il mondo le delegazioni dei comuni o delle frazioni dei comuni, magari se uno rivendicava di avere una chiesa con dentro una pala l'andava a presentare in Giappone, come se l'Italia non avesse il dovere di presentarsi per il patrimonio che esprime nella sua unitarietà. Quindi c'erano le processioni per il turismo in giro per il mondo, le delegazioni del turismo in giro per il mondo. E che dire dei trasporti? Penso alle autorizzazioni di trasporti eccezionali che devono essere convalidate da regione a regione, esattamente come eravamo al tempo delle signorie. Quindi torniamo indietro nei secoli. Un trasporto eccezionale che parte da Treviso o che parte da Trieste per arrivare a Palermo ha bisogno di autorizzazioni sulla dimensione dei confini regionali. Ora, voi capite che quel titolo quinto era perverso e il fatto di correggerlo rappresenta, secondo me, un'assunzione di responsabilità assolutamente doverosa. La cancellazione poi dalla Costituzione delle province non fa venir meno il tema dell'organizzazione dei servizi sulla base più adatta, perché i rifiuti possono avere una loro collocazione, il trasporto sicuramente un'altra, ma non si può immaginare che ci fosse un sovraccarico di livelli istituzionali. E questo non significa che ora la interpretazione che abbiamo dato con la Delrio sia quella del disimpegno, del disinteresse, che sarebbe gravissimo. Però il tener conto che non abbiamo bisogno di più livelli di governo, abbiamo bisogno che quelli che ci sono funzionino in maniera esemplare. Non parliamo poi della cancellazione del CNEL, che andava incontro ad una esigenza di semplificazione e di razionalizzazione del nostro impianto istituzionale e che non può non essere apprezzata da tutti, soprattutto se non si è perso la memoria, dal momento che non c'è forza politica presente in questo Parlamento che non abbia chiesto di cancellare sprechi ed enti inutili. Così come ancora una volta ricordo un coro unanime, ormai da molti anni, nel richiedere un rafforzamento dei percorsi di democrazia diretta. Anche in questo caso la riforma in esame interviene prevedendo l'introduzione del referendum propositivo o di indirizzo. Questi sono gli elementi da soppesare. E io penso che, andando verso il voto conclusivo e dovendo preparare poi il referendum dell'autunno, noi dovremo far soppesare ai cittadini italiani questi elementi. Schierarsi per il no in vista del referendum confermativo di fine anno significa scegliere ancora una volta di mantenere lo statu quo, il bicameralismo perfetto, il titolo quinto di cui ho parlato con esemplificazioni adeguate e con le sue evidenti storture, il numero complessivo dei parlamentari. È una scelta legittima. Ma poiché ogni forza politica presente in quest'Aula ha chiesto nel corso degli ultimi anni un intervento proprio nella direzione in cui va questa riforma, sarebbe una scelta incomprensibile per i cittadini e poiché il solco tra i cittadini e la politica è già molto ampio, ritengo sarebbe estremamente pericoloso approfondirlo ulteriormente, a meno che non si voglia fare il gioco delle forze che puntano al tanto peggio tanto meglio, e anche questo ha una sua logica, ma non è una logica
che va nella direzione dei cittadini. Spesso abbiamo sentito che c'è un'evocazione continua dei cittadini, come se qualcuno rappresentasse i cittadini, avesse un titolo che viene codificato per la rappresentanza degli interessi dei cittadini. Quanta presunzione c'è in questa impostazione? Io credo che un po' di modestia ci dovrebbe far riflettere sul fatto che noi tendiamo a tentare di rappresentare gli interessi dei cittadini, che è dentro quel concetto di parlamentare eletto senza vincolo di mandato. Questo sì, la pretesa di rappresentarli è davvero un gioco a specchi contrapposti. Gioco a cui personalmente non mi presto, e neanche il gruppo parlamentare che rappresento intende quindi dare il proprio voto favorevole alla riforma della Costituzione, però impegnandosi fin d'ora nella costituzione dei comitati per il sì in vista dell'ultimo passaggio referendario. Ovviamente questo passaggio referendario non deve essere vissuto come l'ordalia sul capo del governo. Questo è un errore politico. Fatto in questi termini, evoca una concentrazione del dissenso che rischia di mischiare i termini politici della riforma costituzionale. Perché è evidente che se gli elementi che portano ad una saldatura sono di natura diversa e nulla hanno a che fare con i contenuti specifici che qui ho evocato, possono creare qualche brutto scherzo. E quindi allora il sì sul passaggio referendario va vissuto come il tentativo di costruire nel Paese una salda maggioranza equilibrata e riformatrice, dentro l'Europa e non contro l'Europa, che non può però esaurirsi nell'illusione di un partito democratico autosufficiente. Questo è un tema sul quale mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico. È bene che stiate molto attenti, perché, vedete, la storia delle leggi elettorali è stata così perversa nel corso di questi decenni che ha dimostrato come, quando le leggi elettorali vengono approvate con un intento di favorire qualcuno, esse alla prima prova smentiscono quell'effetto e decretano il contrario. È accaduto con il Mattarellum, così veniva chiamato, anche se impropriamente, ma perché era stato Sergio Mattarella il relatore di quella legge elettorale del 93, che avrebbe dovuto perpetuare la continuità di un potere di fronte alla morte della Democrazia Cristiana e al fatto che il Partito Popolare, che era nascente, avrebbe voluto realizzare quella continuità. Voi sapete com'è andata a finire. Nel 94 si votò e vinse Berlusconi. E che dire del Porcellum? Fu approvato qui e sembrava fosse un gioco elettorale scontato, ma le elezioni del 2006 portarono al successo di Prodi. Allora, poiché non c'è due senza il tre, ma questo potrebbe essere una battuta alla popolana, ma io dico invece, poiché l'intelligenza politica ci richiede di valutare gli effetti fino in fondo, bisogna considerare il tema della riforma elettorale nella sua interpretazione politica. Se noi non siamo in condizione di realizzare una maggioranza sul terreno della opinione pubblica con riferimento al referendum confermativo, e va da sé che la legge elettorale com'è impostata, che prevede l'autosufficienza del PD, rischia di non bastare, quindi è bene che ci pensiate molto, perché il punto è di assoluta delicatezza. A meno che quella legge non venga interpretata nel senso che la lista non è più la lista di un partito, ma è la lista della coalizione che vince. La coalizione che vince il referendum e può esprimersi come tale. E questo ha una sua logica che, è rispettabile. Quindi, come vedete, le cose sono tra di loro molto interconnesse. Il nostro è un voto favorevole,
perché finalmente si porta a compimento una riforma che era attesa da tempo. Ne ho spiegato anche i limiti. Ho anche detto che forse il tempo per fare qualcosa di diverso alla fine degli anni Ottanta poteva esserci, ma che non fu colto, e così morì la Prima Repubblica. Poi arrivò la Seconda e sarebbe stato meglio che neppure l'avessimo attraversata. Oggi siamo su un terreno del tutto nuovo, i cui effetti sono tutti da vedere. Ora, io penso che noi la votiamo, ma siamo anche convinti che la interpretazione di quella riforma costituzionale dovrà essere, diciamo, il lievito che fa nascere nel nostro Paese una nuova qualità della politica, perché si è andata disperdendo e c'è rimasto ben poco, tra l'altro con un distacco crescente tra quello che esprimiamo e quello che pensa la generalità dei cittadini. Pensate solo al tema degli emolumenti dei parlamentari. Ma secondo voi sarebbe stato possibile che nella democrazia italiana qualcuno obiettasse per lo stipendio del parlamentare Moro, oppure del parlamentare Almirante, o del parlamentare Malagodi, o del parlamentare Togliatti? Ma sarebbe stato possibile questo? E come fate a non vedere che c'è una caduta pesante, un discredito forte, che ci interpella ognuno di noi? E rispetto al quale c'è chi dice: ma tanto questo è un argomento che conviene cavalcare, come se cavalcare un argomento di questa natura fosse una soluzione delle problematiche di cui abbiamo di fronte. Io vedo un Parlamento che si dequalifica sempre di più, che invece di cogliere le professionalità più adeguate, più forti, va nella direzione opposta. Vorrei ricordare che nel 1946, quando per la prima volta votarono le donne e furono eletti quei 555 costituzionalisti che rappresentavano la rinascita dell'Italia repubblicana, e quel voto fu un voto intelligente anche per un paese che era per metà analfabeta. E come hanno fatto a scegliere i migliori tra gli italiani se erano addirittura degli analfabeti? Probabilmente operava lo Spirito Santo, ma non c'è dubbio che anche quel popolo analfabeto aveva un senso civico robustissimo se riuscì a mandare in Parlamento una composizione delle rappresentanze che era per tre quarti laureato, ma poi con lauree che erano quelle vere, erano lauree pesanti. E l'altro 25% magari non era laureato, ma veniva dalla rappresentanza dei contadini o dalla rappresentanza degli operai e rappresentava il Paese nella sua unità, pur con divisioni che erano radicalmente più profonde di quelle di oggi. Se facciamo una statistica sul Parlamento del 2008, non penso che quello del 2013 sia migliore, la percentuale dei laureati si è ridotto al 56-57%. E invece della rappresentanza senza vincolo di mandato abbiamo spesso degli allineati, i quali sono arrivati qui senza aver fatto quel corso delle responsabilità, non degli onori, che, diciamo, dà spazio, dà sostanza alla rappresentanza parlamentare. Ecco, io penso che queste cose le dobbiamo tenere presenti. Chiedo scusa al Presidente se l'ho fatta lunga, ma in realtà, grazie al fatto che nessun altro del mio gruppo oggi intendeva intervenire, mi hanno lasciato spazio, campo libero, ma ho ritenuto almeno che restasse una testimonianza di fronte a un dibattito così impegnativo. Grazie a lei, onorevole Tabacci. È iscritta a parlare onorevole Mucci, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Con oggi si chiude l'iter sulle riforme costituzionali. Con il referendum che verrà chiesto su questa riforma, ovvero su 39 articoli modificati, 39 articoli, e in votazione in un unico quesito, si palesa una violazione dello Stato di diritto sulla libertà di scelta del cittadino, e vengo a spiegare brevemente perché. La riforma costituzionale, per le profonde modifiche che apporta e che incidono in modo strutturale sulla Carta, non può essere un nodo gordiano da schiantare o tenere come tale.
Questa riforma, che tocca, ribadisco, 39 articoli, ovvero il 35% del totale e il 58% degli articoli della sola parte seconda, è una riforma importante in termini di quantità del contenuto, che non può essere affrontata con un sì o con un no, altrimenti si chiamerebbe plebiscito, tra l'altro sulla persona del Presidente del Consiglio e non sulla Costituzione. Unire in un unico quesito i diversi temi oggetto di riforma è in prima analisi improprio, già alla luce della loro eterogeneità. In seconda istanza,